La partita tra Italia e Croazia femminile, prima amichevole della lunga estate azzurra della pallavolo, è stata l'occasione per l'inaugurazione ufficiale del Palazzo Vanni, l'impianto polifunzionale nell'area di San Bartolo a Cintoia, voluto e finanziato da Vanni Di Filippo, patron del team di Serie A del Bisonte Volley. La gioia è che credo aver fatto un'opera fantastica per la città e per tutti gli sportivi di Firenze, che mi sembra una bella cosa. Perché non è che ci sono tante alternative oggi a Palazzo Vanni in giro per Firenze, c'è solamente questo. Quindi mi sembra, io sono felice di aver fatto questo regalo alla città e speriamo che la città ne usufruisca il più possibile. Siamo grati a Vanni, fiorino d'oro della città di Firenze. Questo è un bellissimo esempio di collaborazione tra il pubblico e il privato, dove l'energia, l'entusiasmo del privato è decisiva. Noi abbiamo dato tutto il supporto possibile, soprattutto tecnico, amministrativo, anche economico, però il cuore di tutto questo progetto è l'iniziativa di Vanni ed è credo l'unico caso in Italia di un impianto realizzato con questa modalità del project financing. È vero che c'è stato qualche piccolo ritardo, ma se confrontiamo a tutte le altre città italiane penso che possiamo essere molto soddisfatti. Non dobbiamo ovviamente sempre puntare a far meglio, ma oggi è davvero un giorno di festa. Realizzare in quanto? In 4 anni alla fine? Sì, 4 anni in 4 anni. Burocrazia e 16 mesi di costruzione. Esatto, 4 anni di burocrazia e 16 mesi di costruzione ci dimostra il fatto che bisogna azzerare la burocrazia in questo paese. Un Palavanni che si inserisce in un contesto fantastico per la città di Firenze, per questo che è ormai il secondo polo sportivo della città dopo Campo di Marte. Secondo polo sportivo della città, Palazzo Vanni ne fa in questo momento è il re di questo spazio, ma presto sarà accanto a una bellissima piscina con 2 vasche da 33 metri per la pallanuoto e da 25 per il nuoto dei bambini e delle famiglie. Il campo da football americano. Lo skate park. Il ciclodromo Cenni. E il nuovo parco sportivo con tanti impianti sportivi all'aperto, a libera fruizione, che abbiamo inaugurato giusto ieri. Un modo questo per dire che Firenze crede sempre di più nello sport e nei suoi impianti. Oggi Firenze con questo nuovo impianto, visto che siamo in tema di pallavolo, ha fatto una battuta vincente che la rende una delle città più virtuose dal punto di vista sportivo. Ho avuto modo di visitare il Viola Park, ho avuto modo di vedere il progetto dello stadio e devo dire che Firenze ha compreso la valenza e l'importanza della pratica.